insieme a quella della Regione Lombardia, offre molti spunti per, anche per le altre regioni nell'applicazione del piano. Approfitto per dire che queste presentazioni saranno rese disponibili e accessibili dopo ovviamente l'autorizzazione dei relatori per tutti voi che avete partecipato e per tutti gli iscritti a questo convegno, anche quelli non presenti oggi. Chiamo adesso la prossima relazione a tre nomi, il dottor Stefano Lucci, dottoressa Alessandra Galosi e il dottor Luca Segazzi dell'ISPRA. La dottoressa Alessandra Galosi che presenta l'argomento gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati del Piano d'Azione Nazionale. Aggiungo soltanto che proprio il 2 aprile scorso, quindi meno di 2 settimane fa, lo schema di decreto che è stato messo a punto grazie al lavoro coordinato dall'ISPRA insieme ad altri enti qualificati, cito soltanto l'ISTAT, ma anche altri, grazie al lavoro di coordinamento dell'ISPRA, questo schema di decreto che stabilisce un set di indicatori per valutare i risultati raggiunti attraverso il piano d'azione è attualmente all'attenzione dei 3 ministri competenti per la firma. Prego, dottoressa Galosi. Buongiorno, sono Alessandra Galosi e come ha specificato il dottor Zaghi abbiamo collaborato all'attività di un gruppo di lavoro per la selezione e individuazione di un set di indicatori del piano. Questo gruppo di lavoro è costituito da molti enti, e il gruppo di lavoro sia dal tavolo tecnico che aveva già lavorato a una redazione di una lista sia da enti e istituzioni facenti parte di questi standard, e poi sono stati consultati degli organismi scientifici come l'università ma anche le regioni. Qui è rappresentato tutti gli enti che hanno partecipato a questo gruppo di lavoro. Di questo gruppo di lavoro l'obiettivo era definire un set di indicatori finalizzato alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti sanitari, sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. L'ambito è tutto specificato per quanto riguarda la modalità con cui dovevamo attenersi per gli indicatori nell'articolo 22 del decreto legislativo 150 del 2012. In particolare l'attività del gruppo inizia con valutando tutto quello che era stato già fatto dal tavolo tecnico, o meglio, valutare le osservazioni al capitolo indicatori della bozza di piano e poi rielaborare e consolidare praticamente questa lista di 21 indicatori. Di questi 21 indicatori, sia il tavolo tecnico che noi eravamo d'accordo di non identificare un unico indicatore sintetico, di costituire un set di indicatori e che gli indicatori possano essere utili anche per calibrare gli obiettivi e i tempi di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quindi che gli indicatori non dovevano misurare solo post ma anche ante, il lavoro ante. La scarsa disponibilità dei dati è quello che ha impedito la realizzazione di molti indicatori. Allora, quindi gli indicatori sono stati analizzati e verificati sia tramite delle schede indicatori che tramite un applicativo che avevamo a disposizione dell'ISPRA, ma anche in base alle nostre esperienze con l'annuario dei dati ambientali. La scheda indicatori molti di voi già la conoscono e non ve la descrivo, l'importante è sottolineare un'analisi attenta abbiamo fatto alla descrizione nella prima fase, la descrizione dell'indicatore, la fonte dei dati, poi anche i criteri di selezione. I criteri di selezione sono stati gli elementi che andavano a discriminare se l'indicatore era opportuno o meno inserirlo in un set di indicatori. I criteri di selezione sono poi quelli, sono la rilevanza, la misurabilità e la solidità scientifica, ma la definizione di questi criteri sono stati dettati nel 1993 dall'OICD che noi come ISPRA per gli indicatori ambientali utilizziamo. Un altro aspetto da privilegiare è il ricorso a dati provenienti da programmi di monitoraggio già esistenti e coerenti con le finalità del piano.
specificamente per le carenze finanziarie piuttosto scarse che abbiamo in questo momento. Qui sono elencati i criteri di selezione, la definizione dei vari criteri di selezione. Quindi, come anticipato, non tutti questi indicatori rispecchiavano pienamente i criteri stabiliti, erano maturi per essere popolati e quindi ahimè sono stati bocciati. La causa principale va sulla disponibilità dei dati e la solidità scientifica, sia nel breve, sia nell'immediato che nel breve o medio periodo. Quindi il set di indicatori afferisce a due principali aree tematiche, l'ambiente e la salute, e si caratterizza per coprire sufficientemente il raggio d'azione del piano, ricorrere agli indicatori di natura eterogenea e valorizzare programmi di monitoraggio, banche dati e informazioni prodotte in ambiti istituzionali diversi. Il gruppo di lavoro, questo è l'aspetto importante che voglio sottolineare, che ha lavorato in una prospettiva che tutti gli indicatori avevano dei margini di miglioramento. Possono essere individuati altri indicatori rilevanti ai fini del piano e vabbè che siano recepiti anche gli indicatori di rischio armonizzato definito a livello comunitario. Quindi ad oggi gli indicatori proposti, che ne sono 15, si trovano davanti a tre situazioni principali. Alcuni sono già misurabili, ci sono dei dati, sono reperibili e disponibili, gli indicatori sono quindi immediatamente popolabili. Questi sono indicatori che già sono consolidati, come ha ricordato il dottor Zaghi, tipo quelli dell'Istat, oppure quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, che già fanno parte del programma statistico nazionale ed altri. Altri indicatori invece si trovano nella situazione che ci sono le informazioni, ma non sono di immediato accesso, magari perché sono a livello cartaceo, oppure sono detenute presso le regioni e non c'è un'unica fonte dei dati. In altri casi ancora invece la disponibilità dei dati è subordinata al proseguimento di specifiche attività di monitoraggio e rilevamento, tipo subordinato nello specifico alle azioni del PAN. Quindi abbiamo detto che ci sono indicatori attivi e in corso di attivazione. Questi indicatori, questa è la lista dei 15 indicatori. In particolare quegli attivi sono la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'uso dei prodotti fitosanitari, l'intossicazione da prodotti fitosanitari, la frequenza e concentrazione di sostanze attive nelle acque a livello nazionale, la frequenza e concentrazione di specifiche sostanze attive nelle acque. Tutti indicatori, questi che ho letto fino adesso, sono tutti indicatori che comunque già fanno parte del programma statistico nazionale. Poi la popolazione di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari, cui riferimento l'ente referente è l'INEA, ma la fonte dei dati è Mito 2000. Poi l'agricoltura e biologica, la mortalità delle api causate dall'uso dei prodotti fitosanitari e i residui di prodotti fitosanitari in matrice alimentari. Questi altri invece sono indicatori in corso di attivazione. Alcuni di questi già stanno lavorando seriamente, già sono popolabili e ad oggi, perché l'analisi l'abbiamo finita verso novembre, quindi magari quello che oggi possono, mi possono smentire e dire no, sono attivi questi indicatori, si riferiscono al rilascio dei certificati di abilitazione e di aggiornamento per consulenti, distributori e utilizzatori professionali. E in questo caso, così come il controllo funzionale, manutenzione e tarotura delle macchine, sono degli indicatori che sono subordinati alle azioni del piano, quindi non riusciamo ad oggi a misurarli a livello nazionale. Poi le fasce tampone e altre misure di mitigazione permanente del rischio per la protezione dei corpi idrici superficiali, la difesa integrata volontaria, le misure relative alla gestione dei prodotti fitosanitari nei siti rete Natura 2000 e delle aree naturali protette e per ultimo la sostenibilità dei sistemi culturali. Quindi vi rimando nel dettaglio degli indicatori a questa pagina web, a questo portale che abbiamo realizzato, le cui credenziali sono guest e la password, scusate, ma non è PAN 2104 ma è 2014. Potete trovare tutte le informazioni nel dettaglio del sito. L'unica cosa che voglio sottolineare
è che questi indicatori abbiamo fatto un ringrazio tutti il gruppo di lavoro e vari sedi lo ha ringraziati dell'attività che abbiamo svolto insieme e ci ha fatto crescere un po' tutti. Praticamente che questi indicatori, questo set di indicatori non può essere chiuso, le esigenze cambiano nel corso del tempo, quindi questa è la fotografia ad oggi. Se ci sono disponibili dei dati, altro, si possono integrare. Tutti questi indicatori sono potenzialmente migliorati. Ok, grazie. Grazie mille.